Ecco qua, tieni pure Paolo, facciamo stancare un po' questa bestia. Ragazzi, sei già in video. Ragazzi, che partenza che ha fatto questo capolavoro di pesce. È arrivato fino laggiù, ha fatto tutta la strada, adesso siamo riusciti a recuperarla. Una tincata bellissima, se non va a infilarsi su qualche pianta. Abbiamo lo 0,25 di terminale. È stupenda, stupenda, è stupenda. Si è attaccata perché mi sono allontanato alla mia sulla canna. Si è attaccata la sua canna, ho fatto la sferrata. Giustamente, chi la sferra la tira fuori. È giusto. Vai, vai. Minchia, sarà 7 kg. Una gran bella carpa, ragazzi. Per voi amanti della pesca, questo è il torrente Marcova. Siamo in zona Ronsecco, quindi una bellissima curva di questo torrente che dà sempre grandi soddisfazioni quando si tratta di carpe soprattutto, ma qui va bene anche a Bolognese, a Cavedano, ci sono molti cavedani, sì, una carpa da 6-7 kg, bella veramente, combattiva fino alla fine. Abbiamo una canna che in teoria non ha paura, però il filo potrebbe averne, perché è solo una 0,25, vi assicuro che qua sotto è pieno di rami. Quindi tagliare questa bava non è complicato per lei. Tant'è che infatti subito è partita in mezzo, poi eccola che viene attaccato alla sponda. Per il momento di guadinarla, Paolo. Arriva attaccato alla sponda. Non si allunga sta parte. Sì, che si allunga. Vai Paolo, che è lì che dorme lei, ti aspetta. Ok, io te la porto a guadino. Aspetta, lascia stare. Vai un po' più in mezzo col guadino, Paolo. Aspetta, c'è la spina. No, vai un po' più in mezzo col guadino. Dai, l'ha visto. Ha perso pratica mio fratello. No, non perso pratica. Ha perso un po' di pratica. No, tieni su. Vai che sei dentro, vai. Non tirarla su così, il guadino si tiene dritto. Vieni su. Cazzo, questa altra che 7 kg di più. Vai, su Paolo, dai. Su, un attimo. Dai, va. Che è la bestia. Te la tiro su io, va. Cazzo, vedi. Allora, tieni qua il guadino, tieni la canna. Guarda come si fa a guadinare il pesce, guarda. Tieni qua. Purtroppo non sei abituato a prendere certi pesci. Voilà. Che bestia, oh. Aia, sarà. Sì, no, siamo sui 5,5 kg. È una bella carpa, sicuramente una bella cattura, ma non siamo al di sotto dei 7 kg sicuro. Però un gran bel pesce, che è sicuramente un maschio lungo, una bella nivrea, perfetto. Guardatelo di qua che è pulito. Una bella nivrea perfetta. Qualche beccata su di qualche cormorano c'è, però un gran bel pesce. Poi combattivo, è partita velocissima, ha fatto un ottimo lavoro. Ora la slamiamo.